eccoci anche oggi insieme, è tornato a trovarci Giuseppe Gottardo, scrittore, colui che periodicamente ci consiglia buone letture. Attenti a non avanti sbagliare con queste buone letture. Interessanti, interessanti letture. Ogni volta mi pare di essere anche in parrocchia con questo. Ancora oggi tre libri, poi ne abbiamo un paio di riserva, ma insomma, concentriamoci su questi. Il primo mi pare particolarmente interessante, almeno mi ha incuriosito molto, ed è La storia degli eretici veneti, i secoli dell'Inquisizione, scritto da Roberto Gargiulo, edizioni Biblioteca dell'Immagine. Vediamo dalla quarta di copertina un po' di presentazione. Fortunato tu perché sai che presto morirai. Lo dicevano i confortatori, i religiosi incaricati di accompagnare i condannati a morte per eresia nel loro ultimo viaggio, i secoli dell'Inquisizione. Vabbè, questo è un bellissimo, intanto un bellissimo titolo, Storia degli eretici veneti. Ecco, una bella edizione, devo dire, Biblioteca dell'Immagine fa anche sempre dei libri gradevoli, come oggetto. E qui si parla di che cosa? Anche nel Veneto sono state degli eretici, cioè eretici, persone che non seguivano strettamente, specialmente prima del Concilio di Trento, la Chiesa ufficiale. Poi dopo il Concilio di Trento sono stati molto attenti, perché non si scherzava mica con la Chiesa. La Chiesa allora, come in parte anche adesso, ha del potere civile una sua importanza, perché sta sotto, per esempio, le elezioni. Fra poco parleremo delle elezioni europee. Beh, la Chiesa nel suo complesso, sa che hanno discusso se si doveva mettere nella Costituzione europea il ricordo del cristianesimo, è stato messo da parte perché in questo momento... Il riferimento alle origini cristiane dell'Europa. La massoneria è diventata una cosa sempre più importante. Lei mi ha sempre sentito parlare della massoneria. Certo. Ed è un'organizzazione, chiamiamola così, seria. Qui, negli eretici veneti... E devo dire che non le ho dato mai molto credito, però poi a leggere un po' quello che sta succedendo, probabilmente ci sono oggettivamente dei poteri occulti, come lei... Ma non sono tanti occulti, sa, la massoneria. No, beh, ma Paolo... massoneria chissà quanto altro poi. Ma si dà in Paolo con 5 logge, cosa vuole che siano tante occulte? Certo che arrivano a dei punti di comando perché si aiutano uno con l'altro. Tra parte nel mondo attuale, come le ho sempre detto, o si hanno le spalle ben messe e si va avanti, altrimenti si resta a vivacchiare. Questo nel libro, questo nella televisione, nei media... Dappertutto. Lei dirò peraltro che quel riferimento che si voleva introdurre nella Costituzione europea alle radici cristiane, all'epoca, devo dire, da laico mi doveva contrario. Poi, come le cose si sono andate per il mondo, purché rimanga un riferimento culturale, devo dire, poteva avere un senso. Ma sa, il gruppo che è importante, noi non sentiamo molto, ma se no andiamo in Francia, dove io sono stato, ho visitato loggi o situazioni, e lì è forte, cioè ci sono certi gruppi, e bisogna starci attenti, come anche in Germania, ma molto è la Francia su questo. Comunque, eretici veneti, sa, sì, eretici veneti è scritto bene, perché Gargiulo è uno che sa anche studiare, sta a fare... Lei dice che però non è completo questo libro, non l'ha soddisfatta fino in fondo. Ma sì, no, soddisfatta. Parlare dell'eresia nel Veneto, intanto bisogna parlare dell'eresia in genere, perché il Veneto è stato uno dei punti più o meno riferimento, neanche più importanti sull'eresia. L'eresia era andare contro l'elemento cattolico civile, che era sociale, che era abbastanza forte. Dopo il Concilio di Trento, prima del Concilio e dopo il Concilio di Trento, non si scherza, la Chiesa con pontefici molto forti, esempio, uno dei grandi pontefici è stato una persona anzianissima, che è stato Leone XIII, che ha veramente toccato il problema, con la Rerum Novarum, della socialità della Chiesa. Quindi, gli eretici veneti hanno la loro importanza, sto libro di Gargiulo, chi lo vuole leggere, può essere anche interessante, non solo per il Veneto, per un certo discorso che lui fa in certe posizioni.
Chiudiamo questa pagina con un sorriso. Gli eretici veneti, 2 punti, Giuseppe Gottardo. Le va bene che non c'è l'Inquisizione, eh? Per me va benissimo. Se no, rischiava grosso. Arriviamo al libro. Me lo diceva sempre un vescovo. Sì. Qui parlo, guarda, guardi Gottardo, mi ho del tu, del lei, perché ero molto vicino. E dice, guarda, se fossi in un'altra epoca, guarda che ti devo mettere all'attenzione dei poteri particolari. Adesso un libro di cui si parla molto e che è il libro dei libri del mese, consigliato da Giuseppe Gottardo, ed è di Vittorino Andreoli, L'alfabeto delle relazioni per costruire la lingua della famiglia. Se solo l'uomo capisse quanto sia bello aiutare invece che sfruttare, sorridere invece che maledire, non smetterebbe più di farlo. Rizzoli è la casa editrice. Nutro la speranza, dice Andreoli, che grazie a questo libro in alcuni di voi sia venuta voglia di contribuire a dare alla casa, luogo fisico della vita familiare, una tinta di serenità, di aprire le porte ai vicini, di godere dell'appartenenza a una comunità e di sentire la sacralità di una posizione dentro la famiglia. Un viaggio alla scoperta di noi stessi. Beh, chi ha scritto quest'ultima di Copenaghen ha scritto bene, perché Andreoli è un uomo sereno. Veronese può dare serenità agli altri, è un grosso indagatore sulla socialità. E anche sui sentimenti. Questo alfabeto delle relazioni, bel titolo, vuol dire che lui parla di quello che avviene nel mondo, eccetera. E anche, come è scritto qua, l'alfabeto delle relazioni è l'alfabeto della nostra vita. Andreoli non è che uno si butta via, eh? E forse anche e semplicemente la nostra vita. Lui infatti qua parla della nostra vita. Lui è cattolico, non cattolico, lasciamo stare, lui è un uomo che la socialità gli sta molto a cuore e vuole che ci sia una serenità della socialità tranquilla, non piena sempre di organizzazione. Ho conosciuto padri che hanno passato degli abusi etilici e sanno amare fino al sacrificio. Vedi, queste due righe sono importanti, perché lui dice, sì, vabbè, c'è la gente che si ubriaca, cioè, purtroppo capitano anche degli incidenti con ubriacatosamente in macchina, ma dice, è anche gente che poi sa essere, tornare da buon padre e buona madre. Ecco, vede. Politica del perdono questa? Non tanto del perdono, del recupero delle persone. La individualità di presenza, e qui ha veramente un altro punto fondamentale, è un gruppetto stabile. Nella società liquida, famosa, di cui abbiamo parlato di Bauman, dice, noi adesso dobbiamo creare, sapere che la società è liquida, cioè senza punti grossi di riferimento, ma se c'è un gruppetto che si organizza, che si ritrova, eccetera, questi fanno un elemento fondamentale, una forza per tutta le persone che vengono incontro in quella socialità. Questo. Ho letto prima, dal risvolto di copertina, aprire le case ai vicini. I vicini però non è detto che siano sempre italiani. Ma no, voglio dire, entra anche nel dibattito del... No. Lui in questo libro dice sì, noi dobbiamo avere relazioni continuative, partendo anche dal condominio in cui ci abita. Lui è uno che ha sempre parlato di apertura, e lui è per l'apertura continuativa. Non tratta a fondo il problema dell'immigrazione e dell'immigrazione, perché è un argomento che ha bisogno di grosse attenzioni e di grosse conoscenze, anche statistiche. A sentirla così viene da pensare che comunque predica bene e razzola male, perché ho visto un'intervista televisiva fatta da Massimo Gramellini, e alla domanda come fa a scrivere così tanto, lui praticamente ha detto, insomma, che no, vita di relazione ne ha poca, perché appunto è impegnato ad analizzare e a scrivere. Ma lui ha un gruppo con sé, no? Come, quando parliamo di certi personaggi, il cardinale Ravasi o altri eccetera, hanno un'equipe per lavorare con loro, tutti hanno un'equipe. Allora, Vittorino Andreoli, questo è il libro, L'alfabeto delle relazioni. Ci manca poco tempo, ma insomma un minuto per accennare a questo libro, perché
Le nostre conversazioni con Giuseppe Gottardo non sono dedicate alle novità librarie, anche a quelle, ma alle letture interessanti. E quindi questo è un autore classico, Mario Rigoni Stern, Quota Albania, edito da Gedi. Beh, Rigoni Stern è uno che sa descrivere l'elemento della guerra, della simpatia che si creano anche tra i belligeranti e quello che vince. E lui dice, sa benissimo, che la storia è fatta a chi vince. Rigoni Stern, quando parla dell'Albania, che indubbiamente è stato un periodo particolare del mondo. Parliamo di guerra. Di guerra, ma però lui ribadisce, l'Albania deve molto, anche se è stata combattuta dall'Italia, deve molto all'Italia, perché lì anche rapporti poi familiari si sono creati, hanno saputo creare una continuità di apertura. Non c'è dubbio che gli italiani sono anche aperti in questo. Ecco, una frase, il colonnello, il maggiore, si sistemano in un fabbricato che farà da comando. Il terzo, cioè anche quando creavano nell'Albania, mettevano tutto assieme, i medici, i sottufficiali, i carabinieri, perché per gli italiani i carabinieri sono un punto focale di interpretazione e di rapporto con la società. Grazie, dobbiamo dire che questa caratteristica è rimasta, insomma, è sempre giusto ricordare le missioni di pace dei militari italiani nel mondo. Quota Albania, Mario Rigoni Stern, il cantore degli altipiani, Gedi, la casa editrice, Giuseppe Gottardo è stato il nostro ospite, lo ricordo, scrittore, ma colui che mensilmente ci consiglia letture interessanti. Buon lavoro, buona giornata anzi. Grazie. A voi, alla prossima.